fila? Dove siamo? Ila, è pericoloso, scendi. Dai. Ecco, ti sei fatta male? Come vedete Ilaria è sdraiata. Stanno iniziando le operazioni. Non sentirai nulla, nonna, te l'ho tolta. Ciao ragazzi, oggi è un video veramente speciale perché stiamo per fare una sorpresa ad Ilari. Come sapete, tantissimi di voi hanno appena terminato scuola, ma Ilari, ragazzi, la finisce il 30 giugno, quindi ho deciso di farle una sorpresa. Andremo al mare per la prima volta, però direttamente usciti da scuola, cioè così vestiti, ci faremo il bagno vestiti, ma Ilari non lo sa. Quindi ora cosa faremo? Andremo a prendere Ilari a scuola insieme a voi. La prendiamo a scuola e io gli dirò che andiamo a casa e invece poi andremo verso il mare. Quindi ragazzi, se siete curiosi di vedere la reazione di Ilari, continuate a vedere il video, anzi magari iscrivetevi anche al canale. Allora, sto entrando ragazzi dentro, ecco qua, il cancello. Questa è una delle ultime volte ragazzi che Ilari verrà a scuola qui. Un pochettino mi dispiace, però dal prossimo anno lei andrà in prima elementare. Adesso vi faccio vedere proprio mentre la prendo. Ovviamente non gli dirò nulla della sorpresa. Ila! Come andare a scuola oggi? Ovviamente ragazzi, ecco Ilari ancora sta salutando i bambini dietro, guardate. Ilari non sa che stiamo andando al mare, quindi ragazzi ora io gli dirò che andiamo a casa normalmente. Allora Ila, che hai mangiato oggi a scuola? Come al solito. Andiamo a casa Ila. Ok, quindi abbiamo preso Ilari a scuola e adesso andiamo verso casa. Ma dove andiamo? Andiamo a casa, va bene? Ok. Mettere la nostra canzone, quella di Stefano e Ilari? Vai, mettila. Oh, Ila, ma quanto sei sudata? Certo, ci vorrebbe proprio una bella rinfrescata, vero? Ma allora io sto in piscina? No, Ila, niente piscina, andiamo a casa, ok? Ragazzi, ovviamente stavo guidando e non potevo vloggare. Siamo appena arrivati fuori casa. Guardate ragazzi, sono qui davanti al mare. Ilari ancora non lo sa, che ancora non è scesa dalla macchina questa pigra che sta sempre col telefono. Vabbè, ma siamo arrivati in casa. Eh sì, Ila, se scendi. Ila, dove siamo? Guarda che bello! Sì? Ila, dove vai? Ila! Ila, aspettami! Allora, ti è piaciuta questa sorpresa? Sì, però non ci possiamo fare il bagno. Come ci possiamo fare il bagno se ce lo facciamo vestiti? Ragazzi, a voi piace il mare? A me sì. Ma Ila, le scarpe le lasciamo qui? Ragazzi, prima mi sporco i piedi. Sei carica, sei pronta? Com'è, fredda? No, Ilari, non mi tirare l'acqua. No, Ilari, non mi tirare l'acqua. No, Ilari, non mi tirare l'acqua. Che fa? No, 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 no. Questo ragazzi è il primo bagnetto dell'anno, diciamo bagno, anche se non è proprio un bagno, vabbè. Sono fra. Certo Ila, sei entrata nell'acqua. Vabbè, non ci Ma dov'è? Vuoi andare via? Va, non ci scogli. No, Ilari, i scogli sono pericolosi, Ilari. No. Ila, è pericoloso, scendi. Ila, guarda che ti fai male. Ilari, scendi dai scogli perché è pericoloso. Se cadi e ti fai male non ti voglio sentire, te lo dico. No, papà, non ti preoccupare. Ila, vieni qua che è pericoloso. Ilari, Ila, guarda, è pericoloso veramente. Scendi, Ila. Dai. Aia! Ecco, ti sei fatta male? Aia, papà! Ti ho fatto male! Che cosa? Che è successo? Papà, mi hanno pizzicato! Che cosa ti ha pizzicato? Dimmi che cosa! Che Ila, mi dici che cosa è successo? Cosa? Ilari, fammi capire, ma ti è entrato qualcosa nel piede? Sì, papà! Dimmi dove? Qua! Fammi vedere, eccolo qua, guarda. Mi fa male. Eccolo, papà, eccolo. Allora, posso provare a toglierlo con la mano? No. Fammi provare a me. No, fammi, no. Fammi provare. Papà, no. Ila, e allora che facciamo? Non lo togliamo? Papà, no. Ilari, che vuoi fare? Vuoi rimanere con l'ago dentro al piede? Sì. Ah, vuoi rimanere con l'ago dentro al piede, Ilari? Scusa, Fammi vedere un attimino. Fammi provare. Facciamo una cosa. Andiamo a casa da nonna con l'olio, si mette l'olio sul piedino e piano piano con la pinzetta tiriamo fuori lo spuntone, l'aghetto. Io lo sapevo. Stiamo andando, Ilari, stiamo andando. Sto accendendo la macchina, dammi il tempo. Un attimino, io lo sapevo. Una volta che ho avuto un'idea di portare al mare, Ilari, chi doveva prendere il riccio?
Ilari e ti pareva c'era sicuramente un riccio e l'ha preso lei. Allora, come vedete, Ilari è scalza perché siamo arrivati da nonna. Ma ce la fai a poggiare il piede per terra? No, poi va male, che sei pollo? Ho capito, va bene. Adesso non si toglie. Si toglie con nonna, facciamo mettere un po' d'olio sopra il dito. A voi ragazzi vi ha mai punto un riccio? Siete mai passati sopra un riccio con il piede? Bisogna mettere l'olio sul dito e poi piano piano con una pinzetta o con qualcosa tirarlo fuori. No, hai paura. No, non ti fa nulla, Ma perché prendi me? Non capita, sono cose che capitano, però mannaggia la miseria, saperlo non ti portava al mare, guarda. Allora ragazzi, siamo appena arrivati a casa di nonna, di mia nonna, cioè la bisnonna di Ilari. Papà, mi fa male. Ok, sta arrivando nonna. Come vedete Ilari è sdraiata, stanno iniziando le operazioni per togliere questa cosa dal dito di Ilari. Allora, vediamo nonna cosa fa per toglierla. Nonna, cosa hai preso? Nonna, che hai preso? Ho preso l'olio. Mamma! Perché con l'olio si toglie la spinetta del riccio, ok amore? Allora, fidati di nonna. Dai Ilari, papino, lo devi fare, Ila. Ila, che fai? Rimani con la... Mo caschi indietro. Ma che fai? Rimani con la spina nel piede, Ilari, dai. No. Ma hai paura? Ilari, lo devi togliere, dai. No. E che fai? Rimani con la spina tutta la vita? Sì. Ok, peggio per te. Ma scusa, ma fatti aiutare, no? No, fa male, non voglio togliere la spina. Vuoi rimanere con la spina sul piede? Sì. Va bene, ok, nonna, lascia perdere, guarda, no. Rimane così, Ilari, che non puoi camminare, però, su, lo sai? Amore, te la toglie, nonna, non ti fa sentire nulla, vieni. No. Guarda, se la faccio. Ce la fai a camminare? Vai, fammi vedere. Aia. Ecco, che ti ho detto? Hai visto? Così ti impari. Nonna, non ti fa sentire nulla. Aia. No, non ti fa male. Nonna dici mette un po' d'olio. Metti Ilari l'olio. E questa poi si toglie da sola. E poi piano piano dovrebbe uscire. Dovrebbe uscire. Comunque ragazzi, Ilari è stata molto sfortunata. Proprio, cioè, l'unico riccio che forse era tutto il male, ma peccato lei. Ora speriamo che con l'olio, piano piano, questa spinetta, questa cosa, come si chiama, questo aghetto tipo di riccio, esce fuori, ragazzi. Non sentirai nulla, nonna. Aia, nonna! Un po' di pazienza, guarda, amore. Piano, guarda. Piano. Aia, nonna! Ecco, nonna, te l'ho tolta, guarda. Già te l'ho tolta, non ci credo. Ma fai vedere? Vedi, nonna, te l'ho tolta. Eccola qua, guarda, Ilari, non so se ragazzi sei riuscita a vederla. Guarda Ila, guarda un po' che avevi dentro. Dammela. Diciamo brava nonna. Brava. Guardate ragazzi, adesso attacco papà. No, da adesso dammi questa spinetta e buttiamola. No, Ila, che ci devi fare, scusami, con una spina de riccio? Io direi una... No, non fare la pazzerella. Io direi una cosa, che Ilari si è meritata una bella baguette col prosciutto. Ragazzi, è stata veramente brutta. Che cosa? La spina. È stata una brutta esperienza? Però voi non la prendete mai. Speriamo di no. Da poi la ce la fai a camminare adesso? Prova? Sì. Fa vedere? Com'è? Va meglio? Va meglio? Ragazzi, ogni giorno è un'avventura con Ilari. Cioè adesso addirittura anche la cosa, la spina. Ecco qua nonna che sta preparando la merenda preferita di Ilari, che sarebbe? La baguette col prosciutto cotto. Oh, che è la merenda preferita di Ilari. Scusa nonna, questo per chi sono? Per Ilari o? Tutti per Ilari. Ma e anche io? Uno anche per me, alla fine anche io sono piccolo, nonna. Sono sempre tuo nipote, anche io, cioè non è. Tu sei molto piccolo. Ecco qua, la vostra merenda è pronta. Oh, Ila, è pronta la merenda? Ila, è pronta la merenda? Oh, me la porti, sei stata male. Che cosa? Me la porti, sei stata male. Non te ne approfittare, la spina l'abbiamo tolta, quindi ora ti puoi alzare e fare merenda. Allora ragazzi, io direi che per oggi è abbastanza. Anche oggi è successo qualcosa, come sempre, ogni volta che prendo la telecamera succede qualcosa. Comunque ragazzi, se anche voi vi siete divertiti, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate anche le notifiche. E quindi ragazzi, noi facciamo merenda e ci vediamo domani. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.